Il decreto sul piano casa non ci sarà, o almeno non nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Dopo la richiesta di riflessione giunta dal leader della Lega Nord Umberto Bossi e il faccia a faccia tra governo e governatori, lo strumento del DL finisce nel cassetto. Lo annunciano i presidenti di regione e lo confermano dall'esecutivo. Ora il governo punta a ottenere una soluzione condivisa con le regioni sul piano casa entro martedì. Poi verrà convocata un'altra conferenza Stato-Regioni. Lo spiega il ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto, ma tocca al sottosegretario Gianni Letta fissare un limite preciso, 72 ore di tempo. I governatori dovranno mettere a punto un inventario delle misure da introdurre in un provvedimento che dovrebbe essere varato in Consiglio dei Ministri. È quanto avrebbe chiesto Letta, che ha sollecitato la costituzione di un tavolo tecnico-politico che si è tenuto nell'ambito della conferenza Stato-Regioni oggi pomeriggio nella sede del Ministero degli Affari Regionali. Il Presidente del Consiglio intanto rilancia il piano per i giovani e le famiglie senza casa, un piano che, sottolinea il Premier, coinvolgerà regioni, comuni e sistema bancario. Il governo, ha ribadito Berlusconi, non intende comunque tirarsi indietro. Le regioni si sono dette disponibili a lavorare a un accordo più ampio che porti alla semplificazione della normativa e degli investimenti edilizi.